Altro che larghe intese o grossa coalizione tra PDL e PD e scontro aperto agli attacchi di Berlusconi da Piazza del Popolo, risponde Bersani al termine delle prime consultazioni con i rappresentanti dei sindaci e del terzo settore. Non credo ci siano ipotesi meno precarie della mia, ribatte il leader del centro-sinistra agli attacchi del Cavaliere, anche se non nasconde le difficoltà di un mandato. Bersani sottolinea che nulla è impossibile. Lunedì la giornata più importante con l'inizio degli incontri con i partiti, PDL su tutti, ma se le parole hanno ancora un significato, la giornata di oggi allontana ogni possibile intesa. Berlusconi infatti a Piazza del Popolo infiamma i supporter con attacchi a Bersani, Monti, Grillo e agli ex alleati Fini e Casini e grida al golpe se anche la Presidenza della Repubblica dovesse andare alla sinistra. Di fatto sembra l'inizio di una nuova campagna elettorale. Se fallisce Bersani torniamo al voto, minaccia infatti Berlusconi. Ma sempre a Roma, in una contromanifestazione, invece il popolo viola invoca l'ineleggibilità del Cavaliere. Sul tema ineleggibilità anche Bersani attacca e si dice pronto anche a fare una legge.